Le vetture Lamborghini occupano uno spazio molto importante nell'universo dell'automobile e nel cuore degli appassionati delle auto sportive. Nel prossimo servizio vediamo la nuova Lamborghini Gallardo LP570/4 Superleggera, che è stata recentemente presentata, e vediamo anche, sentiamo la parola di Stefan Winkelmann, che è l'amministratore delegato e presidente di Automobili Lamborghini. Lamborghini Gallardo LP574 Superleggera è il nome della nuova versione, la più racing tra le piccole GT del Toro di Sant'Agata Bolognese, sorella minore della Murciélago SV, migliorandosi nel rapporto peso-potenza, che raggiunge così 2,35 kg per cavallo. Il look della Lamborghini Gallardo LP574 Superleggera non lascia spazio a dubbi circa le prestazioni, con un frontale rivisto e dotato di ali sporgenti che aumentano la portata d'aria che arriva ai radiatori e, insieme a fondo vettura, minigonne, diffusore e l'ala posteriore disponibile in optional anche in versione extra large, si è ottenuto un valore di deportanza finora mai raggiunto. Rispetto alla Gallardo standard, la Superleggera ottiene 10 cavalli in più grazie ad una gestione elettronica ancora più estrema del V10, che mantiene una coppia di 540 Nm e vanta adesso una potenza specifica di 109,6 cavalli per litro. Di serie c'è il cambio sequenziale e-gear, mentre il manuale a 6 marce viene offerto come optional senza sovrapprezzo. Con la trazione integrale si arriva infatti da 0 a 100 km all'ora in 3,4 secondi e da 0 a 200 km all'ora in 10,2 secondi, mentre si raggiunge una velocità massima di 325 km all'ora. Il peso della Superleggera è diminuito a 1340 kg, ovvero 70 kg in meno della 564, grazie soprattutto al largo uso di componenti in fibra di carbonio, mentre sono diminuiti pure i consumi da 14,7 a 13,5 litri per 100 km nel ciclo misto. Sulla Gallardo LP574 Superleggera sono state trasferite alcune delle esperienze maturate nel Super Trofeo Gallardo, con ammortizzatori e barre antirollio con taratura specifica e cerchi da 19 pollici in alluminio forgiato che consentono un risparmio di peso pari a 13 kg. Gli interni presentano finiture in fibra di carbonio per il tunnel centrale, i pannelli porta, la plancia comandi del cambio e per i gusci dei sedili sportivi. L'intero abitacolo e i sedili sono rivestiti in alcantara, in quanto materiale più leggero della pelle. Come optional si possono avere il sistema multimediale di navigazione, il lifting system, il telecomando apri garage e la telecamera di parcheggio posteriore, oppure i dischi freno in carboceramica che permettono un risparmio ulteriore di peso di altri 12 kg. Beh, iniziamo dal nome. La macchina che si chiama Lamborghini Gallardo LP570/4 Superleggera. Ha un motore V10 a 570 cavalli, ha una velocità massima di 325 km all'ora, arriva da 0 a 100 in soli 3,4 secondi, è ridotta di peso di ben 70 kg, ha un peso potenza che è il migliore della categoria con soli 2,35 kg per cavallo, e naturalmente siamo riusciti anche a ridurre le emissioni rispetto alla Superleggera precedente di oltre il 20%. Si parla di riduzione delle emissioni di CO2. Noi abbiamo una roadmap di arrivare fino al 2015 a una riduzione del 35%. E questo non solo per la Gallardo, ma per tutta la gamma Lamborghini.